Ciao, oggi parliamo di alimentazione sana. È vero che su questo canale trattiamo molto spesso argomenti inerenti al diabete, questo in realtà l'ho già trattato molte volte su tutti quelli che possono essere effetti legati all'assunzione di determinati alimenti, come ad esempio l'alcol piuttosto che i grassi, i carboidrati o le proteine. Quindi in realtà non voglio ripetermi ancora e risultare noioso. Quello che voglio fare invece è un discorso più ampio su quello che è l'alimentazione. Non è che voglio restare incentrato sul diabete della serie se mangi carboidrati ti si alza la glicemia, ergo stai male. Preferisco fare un discorso della serie alimentazione sana vuol dire se cedi con la carne rossa probabilmente ti verrà un tumore. Tutto questo però lo vediamo dopo averti ricordato che io mi chiamo Emanuele, sono studente di medicina al terzo anno, ormai lo sto quasi finendo, e sono diabetico da più di 15 anni, per cui sul canale puoi trovare una serie di informazioni che possono essere riguardanti la gestione delle glicemie, l'aderenza alla terapia, il diabete e lo sport, ma anche sensori e tanti altri video. Per cui fai un giro sul canale. Ora, veniamo a noi, l'alimentazione sana. Cosa si intende per alimentazione sana? Allora, un esempio, un classico esempio, è quella che è la dieta mediterranea, da molto osannata, molti dietisti e nutrizionisti, osannata come una delle migliori diete possibili, perché è una delle più complete e una che comunque fornisce gli alimenti con completi, non c'è una grossa varietà di alimenti e comunque fornisce tutti e tre i macronutrienti in maniera adeguata e sotto forma di grassi buoni, carboidrati buoni, fibre e proteine. Pensiamo ad esempio l'olio extravergine di oliva e non l'olio di palma, o l'olio di semi di girasole, esempi banali, piuttosto che le farine, farina integrale, quindi cose non troppo lavorate e quindi un'alimentazione, tra virgolette, semplice, pur essendo molto ricca in realtà. La cucina italiana, nonostante si parti da cose non troppo complesse. Quando parlo di alimentazione sana, comunque parlo di seguire quella che è una dieta che non sia promotrice di alimenti che non favoriscono il benessere personale, come possono essere l'uso di bevande energetiche che in natura non esistono banalmente, piuttosto che bibite gassate che in natura non esistono. Cioè, voi avete mai visto un fiume con le bollicine? Però l'acqua gassata fa bene, tra le altre cose, lo so che non c'entrava niente, oppure alimenti ricchi di grassi, quindi evitiamo cose molto unte, grasse, che può determinare ad esempio placche aterosclerotiche, che non sono altro che la formazione di, a partire dal vaso, dalla parete del vaso sanguigno, di conglomerati di tessuto adiposo, mettiamolo così, non è proprio corretto, però insomma ci capiamo, sostanzialmente del grasso che ostrude, quindi cioè, o meglio, il grasso aderisce alle pareti del vaso sanguigno, protrude all'interno del vaso sanguigno, quindi ostruisce il passaggio del sangue. Di conseguenza, a valle di questa ostruzione avremo meno sangue, di conseguenza ci sarà meno ossigenazione, meno nutrienti per tutti i tessuti, quindi andranno incontro a sofferenza. Il risultato di questa cosa è un'ischemia, ovvero mancanza di perfusione ai tessuti. Nel caso in cui si tratti di un'ischemia del sistema nervoso centrale, quindi del cervello, si parlerà di ictus a dettagli. È essenziale inoltre introdurre una certa alimentazione, anche perché ci sono una serie di alimenti di cui noi abbiamo estremamente bisogno, che altrimenti possono portare a complicanze come l'anemia. Faccio l'esempio, anemia siderofenica, quindi carenza di ferro, piuttosto che anemia da alterata sintesi del DNA, ad esempio, possono essere dovute a carenze del cibo. Facciamo il caso, nella sideropenica avremo quindi, come suggerisce il nome, dovuto a una carenza di ferro. In un primo momento verranno utilizzati dei depositi di ferro, che mi sembra essere tra i 4 e i 6 grammi di ferro nell'organismo. Il problema è che il ferro è comunque un metallo pesante, per cui avremo delle intossicazioni qualora introducessimo una quantità eccessiva di ferro, per cui il corpo tende a eliminare la quota in eccesso. Se però l'organismo lo consuma, pensiamo ad esempio le donne con le mestruazioni perdono più ferro rispetto agli uomini, questo significa anche che il corpo ne ha bisogno. Se non viene reintrodotto in maniera adeguata, verranno utilizzate quelle che sono le riserve di ferro fino a consumarle. Nel momento in cui verranno consumate, dato che il ferro sarà poi la molecola responsabile di legare l'ossigeno all'interno del globulo rosso, il globulo rosso è quell'elemento che trasporta in giro l'ossigeno. Se avete mai visto Impariamo il corpo umano con i cartoni animati, c'è il globulo rosso che trasporta in giro l'ossigeno. Tra l'altro,
breve divagazione, c'è un anime molto carino che si chiama Cells at Work, che dimostra il funzionamento del corpo umano, che è fatto molto molto bene dal punto di vista istologico. L'istologia è la materia che studia i vari tessuti, tra cui uno dei tessuti corporei è il tessuto sanguigno, per cui il globo rosso appunto è responsabile di portare in giro. In particolare sarà l'atomo di ferro al centro del globulo rosso che sarà in grado poi di legare l'ossigeno e poterlo prima legare e poi cedere ai tessuti che ne hanno maggiormente bisogno. Per cui se viene meno il ferro, io non avrò più l'ossigeno, non avrò più la possibilità di riformare emoglobina, che è la molecola dentro cui è contenuto l'ossigeno all'interno del globulo rosso, per poter trasportare in giro il mio ossigeno. Di conseguenza andrò comunque in una situazione di sofferenza, si dice ipossica, ovvero da carenza, si dice, sarebbe ipossia, ovvero da carenza di ossigeno, per cui i miei tessuti faranno più fatica a produrre energia, per cui avranno una ridotta efficienza. E quindi si può andare incontro anche a anemia sideropenica. Nel caso invece di anemie da alterata sintesi del DNA, può essere legata ad esempio a un'alterata alimentazione nella quale non vengono comprese la vitamina B9 e la vitamina B12. Queste due vitamine sono coinvolte in quella che è la sintesi di purine e pirimidine. So che sembra un nome complesso, in realtà il nostro DNA è formato da tante basi che sono alternate, purine con pirimidine. Una volta c'è una purina, una volta c'è una pirimidina. Quando queste basi quindi devono essere sintetizzate. Per essere sintetizzate, noi abbiamo bisogno di, come cofattori, ovvero coinvolti nelle reazioni di sintesi, queste due vitamine. Per cui, qualora tramite un'alimentazione che è scorretta, piuttosto che nel caso di una patologia molto particolare, che è la gastrite atrofica disoniana, in questo piccolo esempio ci sono i linfociti T e B che attaccano cellule che assorbono la vitamina B12. Non verrà quindi più assorbito e si può andare incontro a situazioni di anemia, non verrà sintetizzata in modo corretto la cellula che si sta replicando e quindi avremo eventuali problematiche. Di queste problematiche ce ne possono essere anche molte altre. Un esempio di queste tipologie di diete possono essere usate nel caso di alcune terapie che sono state provate anche in alcuni studi in terapie contro il cancro, ma queste sono cose molto lontane dalla pratica di tutti i giorni. Quello che voglio farvi passare tramite questo video è semplicemente un messaggio riguardante un'alimentazione sana, equilibrata, che quindi ci renda più energici e non più stanchi. Questo può venire ad esempio tramite l'aggiunta dalla nostra dieta di verdure, quelle verdi, ma anche verdure con l'altro, pensiamo ai pomodori piuttosto che ai peperoni. Possiamo aggiungere ad esempio la frutta, che anche questa è componente di vitamine e comunque sono zuccheri naturali. Evitare gli zuccheri raffinati, quindi quando ci sono troppe lavorazioni, evitare quindi prodotti che sono stati molto lavorati, pensiamo, passatemi il termine, il dolce del supermercato, okay, le merendine, quelle cose lì, ecco, sono tutte evitabili, mi fanno tutte male, che non significa che uno non può mangiare un quadratino, un pezzettino di cioccolato a fine pasto, vuol dire che però non ne bisogna abusare. Limitare l'assunzione di latticini, in quanto sono molto grassi, prediligere al posto magari di proteine dal derivante alle uova o dalla carne, ad esempio i legumi. Sono una serie di accorgimenti che possiamo avere nella vita di tutti i giorni, senza dover stravolgere quella che è la nostra vita, che ci permettono comunque di essere più energici, meno stanchi e tutto sommato avere anche un organismo che funziona meglio e più facilmente. Con questo video io più o meno ti ho fatto una breve introduzione a quello che può essere un'alimentazione sana, ma si potrebbe aprire veramente un argomento infinito e non penso nemmeno di avere uno il tempo, due il canale adatto per parlare di queste cose, perlomeno non in toto. Giusto, era semplicemente giusto fare un breve video per parlare di qualche tema. Io con questo video ti ho detto tutto, o meglio, non ti ho detto tutto, ti ho detto una parte di tutto, ma comunque erano alcuni concetti, spero di averti rilasciati. Ti ricordo che sul canale puoi trovare una serie di video che parlano quindi della gestione del diabete, la terapia, il diabete, lo sport o di nuovi sensori. Io ti ho detto tutto, per davvero stavolta. Ah, scusa, lascia un mi piace, un commento e iscriviti. E noi ci vediamo la prossima volta, ci vediamo martedì, ciao!